sono a favore di tutte quelle iniziative e di quegli eventi che fanno crescere il territorio e in questo senso ben venga il Medimex. Il problema però è che noi abbiamo un'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, che non è in grado di gestire la circolazione, la vivibilità e la viabilità in queste circostanze, in occasione di questi eventi. Vedete le immagini di tutta l'area adiacente al Ponte Girevole, siamo nel pieno borgo umbertino, e in tutte queste, in queste aree, in queste zone, è stato interdetto il transito, appunto, delle auto. Vedete i vari blocchi di cemento che rappresentano, no, questi limiti invalicabili, disagi quindi enormi per gli automobilisti e danni gravissimi per l'economia, per le attività commerciali. Un deserto, è assurdo vedere una città come Taranto nel mese di giugno, nel pieno borgo, così non c'è anima viva, perché ovviamente tutte queste limitazioni hanno scoraggiato le persone dal poter frequentare, no, le attività commerciali presenti. Allora abbiamo il Medimex, che è certamente una iniziativa a pagamento, e quindi le persone che, quindi il Medimex ci guadagna ed è giusto che sia così, ma i commercianti ci perdono e ci perdono sonoramente. Allora io dico, Melucci, vedi, tu Manzulli, dovreste fare un lungo periodo di tirocinio in altre città per imparare come si gestiscono certi eventi, perché a Milano, a Roma, ma in altre città, anche Firenze, questi eventi sono pane quotidiano, sono eventi che si verificano, che ci sono almeno una o due volte a settimana, e certamente non si blocca, non si paralizzano le attività commerciali come invece avete fatto voi, con un criterio scriteriato proprio di circolazione, continui blocchi, cittadini che impazziscono a guidare, e gli automobilisti e i commercianti che fanno la fame con le aree completamente vuote. Ripeto, venerdì inizia il weekend e nelle città normali, perché Taranto non lo è purtroppo, le attività commerciali sono fiorenti. Andate a Lecce, per esempio, tanto per dirne uno, o andate a Martino. L'assurdo è che il sindaco Melucci, il vice sindaco Manzulli affermano che il Medimex, così gestito, ha portato risorse enormi alle attività commerciali. Il Medimex di per sé porta un ritorno economico alla città in generale, ma non come lo gestite voi, per come l'avete gestito malissimo voi. Lo ripeto, il Medimex ha portato danni enormi al commercio, ma non per il Medimex in sé, che è una fonte di ricchezza e un moltiplicatore di entrate, ma per come siete stati voi non all'altezza di saperlo gestire come proprio gestione della città in occasione di certi eventi. Quindi Melucci, esci dalla tua tana, esci dal bunker e gira, capisci che come avete organizzato voi la città per questo evento, avete soltanto raccolto le bestemmie dei commercianti. Apri gli occhi, Melucci, gira, muoviti, non stare lì chiuso, impara, ascolta il grido di dolore dei commercianti. Altro che il Medimex, da come l'hai gestito, per come l'hai gestito tu, ha portato benefici, ma stai zitto, stai. Bene, caro Melucci, oltre al fatto che ti ho detto che ti devi dimettere per il bene di Taranto, ma imparate a fare turismo, imparate a gestire gli eventi, perché non siete all'altezza, mettetevelo in testa. E i commercianti purtroppo pagano con la propria tasca le vostre incapacità gestionali e anche la vostra presunzione, sì, presunzione, perché non avete l'umiltà di imparare. Questa è Taranto, questa è l'amministrazione comunale targata Rinaldo Melucci.